Cavolo! E queste batterie sono installate dal... non si sa. Funzionano, però sono lì, dici, finché vanno, vanno, perché dobbiamo controllarle. Eccoci ritrovati a raccontarvi le grandi mirabolanti avventure di Pampero e della traversata atlantica che vuole portare avanti Emma Loru, che sarei io. Allora, eravamo rimasti a quest'estate, avevamo portato la barca a Crotone in un cantiere che ci ha permesso di poterci lavorare e questo per noi è stato un grandissimo vantaggio, anzitutto perché abbiamo potuto risparmiare in maniera consistente su tutto quello che sarebbe stato invece un lavoro portato avanti da un cantiere. E poi siamo riusciti anche a provare tanti prodotti. E questo per noi è stato fantastico perché poi toccavamo con mano i materiali, quindi ti ritrovi a conoscere anche meglio la tua imbarcazione. Dimenticavo di dirvi che gli amici di A. Nelson possono fornirvi consulenza e aiuto, supporto gratis. Sul primo commento trovi un link, clicca sul link e prenota la tua consulenza gratuita. Ciao! I lavori che sono stati fatti in barca sono stati prioritari per noi dal punto di vista del controllo dello scafo e un check generale su tutto quello che poteva essere il motore, sulla nostra competenza, quindi farci da soli tagliandi, cambiare tutte le fascettine acciaio inox, cambiare tutti i tubi, tubicini, gasolio e approfittarne anche di capire tutto il movimento che il gasolio fa dal serbatoio principale al serbatoio giornaliero. La caratteristica particolare di questa barca è che ha un serbatoio grande di 1600 litri, 1600, lo ripeto. Dove sta questo serbatoio? Si trova sulla chiglia, perché la chiglia di questa imbarcazione ha sia tre serbatoi da 1000 litri ciascuno di acqua potabile e sia uno grande da 1600 litri. Quindi questo serbatoio in acciaio, che è strutturale all'imbarcazione, fa in modo che il gasolio si sposta attraverso una pompa a gasolio in un serbatoio giornaliero da 80 litri. Ci sono una serie di filtri. Abbiamo anzitutto abilitato delle prese per aspirare il gasolio in maniera alternativa qualora si dovesse ostruire un filtro per la morchia, per qualunque cosa che possa intasarlo. E poi, cosa più importante, abbiamo svuotato per intero il serbatoio del gasolio, dove ci siamo entrati dentro, ci sono entrato io con mascherine, insomma, lavori abbastanza rischiosi, però l'abbiamo fatto. Abbiamo ripulito il gasolio che si era in qualche modo solidificato o comunque quel leggerissimo strato di ruggine che si era formato all'interno in 30 anni, in oltre 30 anni in cui quel serbatoio non veniva utilizzato. Ma l'abbiamo pulito, praticamente l'abbiamo fatto tornare a ferro, a specchio. E siamo riusciti a mantenere vivo questo serbatoio per ulteriori anni. Abbiamo fatto anche un'opera di installazione delle piastre per mettere i winch da 50 che abbiamo per il Genoa e abbiamo spaiolato tutto e rimesso a nuovo la sentina, più mille altre cose più o meno impegnative come tagliare un pezzo di catena, segnare nuovamente la catena, assicurarci che lo snodo che si trova tra la catena e l'ancora fosse in ottimo stato, o cose più impegnative come il controllo totale delle prese a mare con persone competenti e quindi insomma abbiamo ribaltato la barca come un calzino e l'abbiamo rimessa in sesto. Tuttavia ci siamo resi conto che c'erano alcune peculiarità che non ci facevano navigare sereni, come ad esempio uno strallo a prua, perché presenta due stralli che non sono strallo e stralletto, ma sono proprio due stralli affiancati, e uno dei due, quello su cui era avvolto il l'avvolgifiocco, presentava moltissima catenaria. Quindi quando navigavi magari di bolina, quando cazzavi un po' più là
la vela, ti rendevi conto che la catenaria non faceva lavorare bene la vela. Oltretutto sforzava anche un po' tutta la struttura del sarpiame e l'albero non ti dava una grandissima sensazione di stabilità, ecco. Allora, anche soprattutto per questo, oltre a un check più approfondito sul motore, abbiamo deciso di portare la barca a Cefalonia, in Grecia. Abbiamo portato a Cefalonia perché ho conosciuto Marco Hagler, che è diventato un amico. Lui ha un cantiere e si è offerto di seguire in prima persona i lavori, naturalmente corrispondendo il lavoro, ci mancherebbe altro, però con un occhio di riguardo e con un'attenzione quella necessaria, ecco, quella che un professionista dovrebbe avere, proprio per fare in modo che la barca possa continuare a navigare in sicurezza e soprattutto possa prepararsi alla traversata atlantica. Abbiamo poi misurato finalmente lo spessore degli acciai di questa barca, che per noi è sempre stata una grandissima incognita, perché se gli spessori fossero stati non adeguati, questo avrebbe compromesso seriamente tutto il progetto, soprattutto per un acquisto a scatola chiusa come quello che ho portato avanti io. Ma no, bella questa barca, c'è anche una vasca da bagno, compriamo. Con lo strumento per la misurazione degli spessori abbiamo fatto una misurazione abbastanza capillare, quindi abbiamo fatto una mappatura della barca e ci siamo assicurati che lo spessore fosse conforme. Lo spessore era ottimo. È stato dato fuori che probabilmente i criteri di costruzione di questa barca sostiene che riguardano quelli dei rompighiaccio, lastre di 7 mm che si sono assottigliate di pochissimi in questi ultimi 30 anni. Quindi non lo so, non mi espongo, però si parlava di qualcosa di simile, quindi tanto meglio. Comunque la barca risulta solida e robusta, almeno per quanto riguarda lo scafo, e questo è un bene. Abbiamo trasferito la barca a Cefalonia senza nessun problema, perché comunque la barca è navigante, però non è abbastanza robusta per poter gestire in totale serenità situazioni un po' più impegnative. E in Grecia, a Cefalonia, finalmente faremo tre operazioni principali: il disalbero, e quindi controllare per bene le sarti che ci sono, che sembrano in ottimo stato, la sostituzione dello strallo che presentava troppa catenaria e quindi anche regolato al massimo non riusciva a rimettersi nella sua giusta dimensione, e ultimo aspetto fondamentale, importantissimo, un check veramente serio al motore, senza sbarcarlo ma in qualche modo riportarlo a uno stato di funzionamento ottimale, perché adesso presenta varie anomalie, tra cui perdita di acqua, di olio, e quindi ci sono delle cose che bisogna controllare bene e capire da dove proviene, ecco, l'inghippo. Come continueranno i lavori? Continueranno installando l'elettronica che ci è stata fornita da Einelson, scegliendo elettronica Garmin. E quindi ci diamo appuntamento alla prossima puntata, dove vedremo l'elettronica, tutto quello che abbiamo pensato di installare nell'imbarcazione e come l'abbiamo installata. Alla prossima!